Tommaso Zorzi sul fidanzato. Conosciuto Tommaso grazie a Maria De Filippi, il retroscena. Tommaso Zorzi confessa. Ho conosciuto il mio fidanzato Tommaso Stanzani grazie a Maria De Filippi. Ieri sera Tommaso Zorzi è stato ospite al GF VIP Party. Ad un certo punto Giulia Salemi ha colto la palla alla balzo per domandare all'ospite come ha conosciuto il fidanzato Tommaso Stanzani. E il popolare giurato di Drag Race Italia, con la sua proverbiale schiettezza che l'ha sempre contraddistinto. Ha confessato che è stato grazie a Maria De Filippi che l'ha notato. Quando sono uscito dal GF sono andato alla corte di Maria De Filippi. Nel suo ufficio ha vari televisori con tutte le telecamere della casa di amici e mi ha fatto vedere questo ragazzo. Tommaso Zorzi ha poi confessato a Giulia Salemi al GF VIP Party che Maria De Filippi gli ha parlato tanto bene del ballerino. È stata lei a farmelo notare. Secondo lei poteva essere, mi ha messo questo tarlo. Tommaso Stanzani. Il retroscena di Tommaso Zorzi? Sono stato io a fare il primo passo. Tommaso Zorzi. Sempre in questo suo intervento al GF VIP Party. Ha poi confessato che nel momento in cui Tommaso Stanzani è uscito da Amici di Maria De Filippi gli ha scritto per organizzare un incontro. Quando è uscito gli ho scritto e ci siamo visti e il resto è storia. Il popolare influencer, che ieri si è scagliato contro Amedeo Goria al Grande Fratello VIP. Ha poi confessato che prima di conoscerlo ha anche fatto alcuni tweet in cui ha mostrato il suo interesse. Ho fatto un tweet quando lui era ancora dentro. E un altro in occasione della sua ospitata a Verissimo, amo Twitter. Tommaso Zorzi su Diane Mello. Mi fa schifo che le sia successa una cosa brutta. In queste ultime ore Tommaso Zorzi su Instagram ha espresso la sua opinione su ciò che è. Successo a Diane Mello nel reality brasiliano, pare sia stata molestata da un altro concorrente. E su tutta questa faccenda Tommaso Zorzi ha mostrato di avere le idee chiarissime, prendendo le parti senza se e senza ma di Diane Mello. Mi dispiace tanto e mi fa schifo che le sia successa una cosa brutta sotto l'occhio delle telecamere. Doveva esserci un intervento immediato.